La Gran Fondo Col Nago è una gara stupenda, l'ho fatta quest'anno per la prima volta, ho fatto il percorso lungo che sono 156 km con poco più di 2000 metri di dislivello su tre salite in totale. È una gara stupenda per tre motivi. Il primo motivo è dovuto al paesaggio perché il lago di Garda è stupendo e anche durante la gara c'è la possibilità di vedere degli scorci davvero fantastici. Il secondo motivo è un motivo culturale, basti pensare che la prima salita parte dal Vittoriale, che è stata l'ultima casa di D'Annunzio ed è un posto simbolico e estremamente importante per il Novecento italiano. E così come questo posto ce ne sono tantissimi nella zona da visitare il giorno prima della gara e il giorno della gara, per creare un contesto culturale davvero unico. Il terzo motivo è dovuto proprio alla gara. È una gara abbordabile, sistemata in un momento del calendario ideale perché è all'inizio, una delle prime Gran Fondo, si corre all'inizio aprile ed è caratterizzata da tre salite, di cui la seconda è quella più semplice, la terza è quella più impegnativa, sono quasi 600 metri di dislivello in circa 8-9 km, la salita di San Gallo. Ma il punto cruciale in cui bisogna fare la massima attenzione è subito finita la prima discesa, perché c'è un lunghissimo falsopiano in salita che sembra non finire mai e che se per caso si finisce in un gruppo che fa quei 2-3 km all'ora di troppo, si rischia di finire la gara lì. E per il resto è un'esperienza da fare e vi consiglio a tutti di partecipare l'anno prossimo.